Il paesaggio incontaminato del territorio degli Alburni è ricco di boschi, montagne, colline e borghi che si fondono insieme, dando vita alla cultura e alle rimembranze di una civiltà contadina. Questa terra era già dipinta dalle parole di Luigi Vanvitelli nella metà del Settecento, che scrivendo al fratello diceva: «Quantunque si stia nel mezzo di un bosco, fecondato da due fiumi che lo rendono in varie parti pantanoso, il palazzo che è piantato prossimo ad uno di questi, sopra un piccolo rialzo, non già collina, sta al largo, vale a dire il sole lo domina». Ed ecco che al centro di questi panoramici sfondi troviamo su un'altura il comune di Serre che ci accoglie con il suo centro abitato, un mix tra antico e moderno. È un paese a cerniera tra i Monti Alburni e la Piana del Sele. Abbiamo un territorio molto vasto di circa 64 km quadrati e ha tutte le peculiarità per uno sviluppo turistico che abbiamo iniziato da qualche anno. Abbiamo dotato la nostra comunità di tutte le infrastrutture, da circa un anno è stato approvato il piano regolatore generale che consente anche nelle zone agricole di poter costruire con una villa o una casa per chi vi abita in maniera decente. Abbiamo urbanizzato il territorio con la metanizzazione, l'unico paese al di qua del Sele che è metanizzato è la Piana del Sele e stiamo per inaugurare l'area industriale in località Pagliarone. Come struttura turistica, che è l'attrattore turistico dell'intera Piana del Sele, del PIT Sele Vicentina, con un fondo europeo stiamo realizzando un campo da golf a 36 buco, meglio un campo da golf di due campi da golf da 18 o se vogliamo 4 da 9, dove i percorsi sono interscambiabili. Dovrebbe funzionare già dalla primavera prossima. E accanto a questo campo da golf stiamo riammodernando tutte le strutture sportive, a cominciare da palestre coperte, campo da tennis coperte e con un altro campo sportivo che ci apprestiamo ad omologarlo nei prossimi giorni. La popolazione di circa 4.000 abitanti, la vicinanza dal mare e dal capoluogo Salerno e la verde visuale dei Monti Alburni fanno di questo comune un luogo di interessante posizione geografica. Il nostro centro storico è un centro storico di ordine minore, che comunque noi andremo a salvaguardare perché c'è la traccia appunto del sacrificio umano che si è sviluppato negli anni, per cui c'è un rispetto per chi l'ha realizzato e ci sono anche delle presenze importanti come diciamo il Palazzo Ducale e tutto quanto. All'interno di questo centro storico, o meglio centro antico, perché dobbiamo fare una differenza sostanziale tra il centro antico e il centro storico, il centro antico, questa prima parte
di paese realizzato, da dove nasce poi Serre. Noi abbiamo pensato, perché ripeto, questa amministrazione ha anche la volontà di conservare tutto quello che fa parte della cultura del proprio paese. Quindi non solo realizzeremo questo museo delle armi, ma poi, che è dislocato a Persano, in questa frazione di Serre, ma abbiamo anche già realizzato un museo contadino che sta all'interno del centro storico, quindi del centro antico. Questo è un museo importantissimo perché conserva tutti gli attrezzi che hanno consentito ai nostri genitori, quindi ai nostri nonni, a tutto un po' la nostra cultura, di programmare e quindi sviluppare questi terreni, insomma, questi nostri territori. Di importante valore sociale e di innovazione tecnologica troviamo proprio a Serre la sua grandissima centrale fotovoltaica, che si sviluppa su un'estensione di territorio pari a circa 5,5 ettari, con una superficie di pannelli installati di 26.500 metri quadri. Questo comune ha fatto una scelta che è quella dell'ambiente. Noi abbiamo una grande centrale fotovoltaica, una delle più grandi d'Europa, che deve essere assolutamente potenziata, proprio perché, sapete benissimo, in questo momento c'è una grande esigenza di energie alternative. Noi siamo un paese che ha scelto questa energia da tempo e adesso stiamo anche integrando la fotovoltaica all'eolica, perché in questo piccolo paese c'è un'abbondanza di vento, per cui vorremmo sfruttare anche questo aspetto, insomma.